siamo davanti alla chiesa di Santi Fermo e Rustico, detta dai veronesi di San Fermo Maggiore. La chiesa in realtà ha la storia di tre chiese diverse sovrapposte nel corso dei secoli. San Fermo, la prima San Fermo, infatti, fu probabilmente costruita intorno al V secolo d.C., quindi in età paleocristiana, e fu il luogo dove Sant'Annone nell'VIII secolo collocò le reliquie dei due santi bergamaschi che furono martiri a Verona. Successivamente, nel 1065, la chiesa fu completamente ricostruita dai Benedettini che subentrarono in quest'area, in questa zona. I Benedettini costruirono due chiese sovrapposte, l'inferiore che tuttora rimane, mentre la superiore, costruita in forme romaniche appunto, fu sostituita nel XIII secolo dai Francescani che arrivarono a Verona e sostituirono i Benedettini in questo monastero, che quindi divenne convento francescano nel 1260. L'attuale facciata della chiesa di San Fermo ha forme gotiche. Risale infatti alla seconda metà del XIII secolo e fu portata avanti questo cantiere almeno fino al 1320-1330. Si tratta della struttura semplice della chiesa superiore che all'interno porta un'unica aula predicatoria. La facciata all'esterno infatti viene strutturata in forme gotiche ma mitigate con il romanico del periodo precedente in una semplice forma a capanna. Gli elementi più chiaramente gotici sono quelli della quadrifora, la grande finestra centrale che porta buona parte della luce all'interno della chiesa e la teoria di archetti che si trovano in prossimità del portale d'ingresso. Per il resto la chiesa potrebbe benissimo assomigliare ad una struttura romanica. Il portale strombato appunto, il paramento murario a corsi di tufo e mattoni rispettando l'impianto delle chiese romaniche, delle costruzioni romaniche dell'epoca e naturalmente la presenza di tombe sulla facciata. Le tombe che voi vedete in facciata, quella sinistra in particolare, la più interessante, la più importante, ospitano le reliquie di alcuni personaggi importanti della Verona del 300. In questa tomba si trova il corpo di Fracastoro, di Aventino Fracastoro, che fu il medico degli Scaligeri, di Can Grande I della Scala e che morì nel 1368. Sulla destra invece rimane soltanto l'arca, quindi la copertura superiore, di un'originaria tomba appartenuta a Giovanni da Tolentino. Prima di scendere a visitare la chiesa inferiore vale la pena spendere due parole sul portale di Luciano Minguzzi, che è stato collocato dopo alcune polemiche nel 1997 sulla porta di San Fermo e così a creare un colloquio tra l'antico e il moderno. E queste formelle rappresentano, nella parte superiore in particolare, la passio dei due santi, Fermo e Rustico, che morirono nel 304 d.C. sotto le persecuzioni di Diocleziano. Morirono a Verona. E nelle formelle centrali, vicino ai due galletti arroganti, le loro rappresentazioni, San Fermo a sinistra, San Rustico a destra, mentre nelle formelle inferiori sono rappresentati i momenti essenziali in 8 riquadri della traslazione, ritrovamento, la traslazione dei corpi dei due santi da parte del Vescovo Annone e della sorella Santa Maria Consolatrice e il momento proprio in cui vengono riportati a Verona. Ecco, in questa scena in particolare, che è di particolare impatto espressivo, così come lo sono tutte le formelle di questo artista, si nota proprio la traslazione del corpo di uno dei due santi. Ecco, altre formelle interessanti come questa, il momento in cui viene pesato a peso d'oro, viene venduto a peso d'oro il corpo di uno dei due santi.
Quando nell'undicesimo secolo i monaci benedettini costruirono le due chiese, inferiore e superiore, l'accesso alla chiesa inferiore era possibile attraverso due rampe che si univano in un'unica rampa centrale. La pianta della chiesa inferiore, a tre navate, risulta particolarmente originale, molto simile alla pianta di San Lorenzo. La vediamo in questa cartina. Si tratta di un impianto detto cluniacense, perché riprende le strutture della chiesa del complesso di Cluny in Francia, che era appunto benedettino. È costituito da cinque absidi, una testa pentapsidata, tre navate appunto, e in questo caso la particolarità è data da un'ulteriore aggiunta di pilastri di minori dimensioni che suddividono la navata centrale e che voi potete vedere scorrere proprio in questa prospettiva. La suddivisione della navata centrale in due piccole navatelle consente di costruire due piccole volte a crociera e quindi di evitare, con un'unica volta, di innalzare troppo il soffitto della chiesa inferiore e andare ad invadere la superiore. La chiesa inferiore mantiene ancora un'atmosfera chiusa, raccolta, che è tipicamente medievale, romanica. Notiamo in questo punto la zona dell'altare, dell'altar maggiore, quindi la maggiore delle cinque absidi della struttura, nella quale sono stati recuperati per la costruzione, impiegati quindi alcune colonne romane con altrettanti capitelli di stile ionico. Notiamo anche la bellissima crocifissione del XIII secolo di scuola tedesca, ed è una crocifissione in legno. Qui vicino, in un pilastro nei pressi dell'altar maggiore, si trova anche il documento storico della fondazione di questa chiesa, avvenuto appunto nel 1065. La tradizione vuole che i due santi bergamaschi, Fermo e Rustico, fossero stati martirizzati nel 304 d.C. in seguito alle persecuzioni di Diocleziano e fossero stati uccisi dopo tanti tentativi di tortura nella zona appunto detta di San Fermo al Ponte, lungo l'Adige, vicino al Ponte delle Navi. Sarebbero stati decapitati su questa pietra. In questo periodo sono in corso alcuni lavori per riportare alla luce parte dell'originaria chiesa paleocristiana del V secolo. Potranno essere visibili in futuro parte della zona absidale e delle mura perimetrali. All'interno della chiesa, in particolar modo sui pilastri, lungo i pilastri, si sono conservate tracce d'affresco risalenti al XII, XIII e in parte XIV secolo, cioè nel momento in cui i francescani sostituirono i benedettini all'interno di questa chiesa. In realtà gli affreschi più interessanti sono quelli più antichi. Una vicenda particolare è legata all'affresco che vedete alle mie spalle, che è datato alla fine del XII secolo, alla prima parte del XIII. Si tratta dell'affresco sicuramente più antico della chiesa, che rappresenta il battesimo di Gesù da parte di San Giovanni. L'artista, ancora di matrice bizantina, quindi non conosce ancora l'anatomia in modo preciso, che viene risolta in modo molto grafico e anche un po' ingenuo, ma risulta estremamente efficace nella rappresentazione di una scena che è costretto a costruire in verticale, lungo il pilastro appunto. Quindi realizza questa struttura piramidale con la figura di Gesù all'interno delle acque del Giordano, riesce addirittura a realizzare la trasparenza dell'acqua e la figura di San Giovanni invece su una roccia. Sono presenti anche, come nell'iconografia cristiana, due angeli che porteranno un tessuto per asciugare le membra di Gesù. Ed è visibile, ma ancora abbastanza ben conservata, la colomba dello Spirito Santo. Tutto il pilastro in realtà è completamente affrescato dalla stessa mano, dallo stesso autore antico.
Sul fianco sinistro sono infatti rappresentati la Madonna allattante, il bambino e anche una bella immagine di Sant'Elena con la croce. Vale la pena citare ed osservare sul secondo pilastro di destra, appena entrata in chiesa, l'affresco che ho alle mie spalle. Un'immagine, un'iconografia abbastanza rara nella storia dell'arte, di matrice bizantina, nella quale Dio Padre si presenta con in braccio Gesù bambino e con le sacre scritture in mano. Un altro affresco interessante, tra quelli invece più recenti, quelli realizzati nel 300 dai francescani, lo possiamo trovare nel primo pilastro appena entrati in chiesa, proprio nel pilastro centrale. È la rappresentazione di un San Francesco che viene ritenuto da alcuni studiosi una delle più antiche rappresentazioni iconografiche del santo dopo la sua morte. Tra le numerose lastre tombali della chiesa inferiore ricordiamo quella di frate Daniele Gusmerio, frate francescano che negli anni 20 del 300 fu promotore della ricostruzione della chiesa superiore e degli affreschi dell'arco trionfale, laddove lo troveremo insieme a colui che fu il benefattore che finanziò il lavoro e l'amico Guglielmo da Castelbarco. Passando dalla chiesa inferiore alla superiore, si possono notare due dei tre chiostri che fecero parte del convento francescano di San Fermo. Sotto il portico di uno dei chiostri minori troviamo un'interessante lastra tombale trecentesca di Agostino Pelacano, giurista dell'epoca degli Scaligeri. Lo notiamo rappresentato sulla sua cattedra mentre sta impartendo la sua lezione ad alcuni allievi. Nella lastra inferiore, invece, lo stesso Agostino viene rappresentato defunto con la moglie. È il 1260, i francescani sostituiscono i benedettini nella chiesa e nel convento e decidono di ricostruire la chiesa superiore. Parte delle murature esterne e perimetrali rimangono le stesse, ma la struttura viene all'interno completamente cambiata. L'antica chiesa superiore benedettina infatti doveva essere almeno a tre navate. I francescani decidono invece di costruire un'aula unica, proprio perché hanno l'esigenza di creare un grande spazio predicatorio. Interessante per quanto riguarda l'aspetto generale della chiesa è anche notare il bellissimo soffitto che viene aggiunto sempre all'inizio del 300. Si tratta di un originalissimo soffitto a carena di nave, completamente costruito in legno, sostenuto da tiranti interni, sopra il quale vengono realizzati 416 tavole ad affresco con ritratti di santi. Il primo intervento decorativo all'interno della chiesa superiore riguarda la zona presbiteriale e la zona in particolare absidale. Un seguace dell'arte giottesca, anonimo, definito convenzionalmente maestro del Redentore, realizza gli affreschi per volere di Daniele Gusmerio
e di Guglielmo da Castelbarco, che si fanno ritrarre all'esterno dell'arco trionfale appunto Daniele Gusmerio, inginocchiato in preghiera, mentre Guglielmo da Castelbarco presenta il modello con la facciata della chiesa. All'interno del catino absidale invece troviamo la figura centrale del Redentore vestito di rosso, che dà il nome convenzionale appunto all'autore, perché ritenuta tra i vari affreschi l'opera più interessante e più efficacemente rappresentata. Naturalmente il Redentore è circondato dalle figure della Madonna, di San Giovanni e ai lati dei Santi Fermo e Rustico. Infine, nella volta a crociera si trova la rappresentazione del tetramorfo, cioè i quattro evangelisti rappresentati dai loro simboli. Poco più tardi, alla metà del 300, furono aggiunti sempre all'esterno dell'arco trionfale due interessanti riquadri rappresentanti di coronazione della Vergine e l'adorazione dei Magi, realizzate probabilmente da Lorenzo Veneziano, che utilizzò la stessa brillante cromia del Maestro del Redentore. Per quanto riguarda lo spazio presbiteriale, è interessante anche dare un'occhiata al bel tornacoro. È naturalmente un rifacimento realizzato nel 1573. All'interno del tornacoro si trova un altare nel quale, nella parte inferiore, vengono tutt'oggi conservate le reliquie dei Santi Fermo e Rustico. Si trovano ancora conservate all'interno del sarcofago metallico che gli aveva dedicato loro Sant'Annone nell'VIII secolo. Le reliquie originariamente si trovavano nella chiesa inferiore, ma in seguito ad una grande piena del fiume avvenuta nel 1759 si ritenne opportuno traslarle nella chiesa superiore e quindi trovarono posto in questo luogo. A sinistra dell'altar maggiore si trova la cappella dedicata a Sant'Antonio da Padova. Fino a qualche anno fa, al 1998-99, erano visibili soltanto le tre pale d'altare, di cui la principale realizzata da Liberale da Verona. Spostando le tre pale, i restauratori trovarono alcuni affreschi trecenteschi, che inizialmente furono attribuiti addirittura a Giotto. Effettivamente Vasari, raccontando della vita di Giotto, aveva detto che, giunto a Verona agli inizi del 300, Giotto aveva realizzato per la chiesa dei Francescani un'opera di cui si è perduta naturalmente la memoria. In realtà, da uno studio più attento, si è arrivati a definire l'autore un maestro trecentesco giottesco, ma leggermente successivo rispetto a Giotto, ed è stato definito da alcuni studiosi maestro di corte Lepia. Quella che vedete in questo momento alle mie spalle è una bella crocefissione circondata dalle figure della Madonna, di San Giovanni, di San Giuseppe sulla destra, e poi è visibile, ma leggermente nascosta, anche la rappresentazione, quindi un anacronismo, del San Francesco. Dietro le due pale d'altare laterali sono stati invece ritrovati due riquadri rappresentanti due episodi della vita di San Francesco, l'inferiore nel quale San Francesco predica al suo popolo, e da notare molto bella la suddivisione tra gli uomini, che sono schierati in basso sotto il pulpito di San Francesco, e le donne invece, che sono sistemate all'interno di un edificio. Mentre nella lunetta superiore sono rappresentati, è rappresentato il momento tragico dell'uccisione dei primi cinque santi frati francescani che andarono a predicare il Vangelo in Marocco. Un riquadro si ritrova anche dietro all'altare di sinistra, alla pala di sinistra, e si tratta di un Cristo risorto con due angeli nella tomba.
siamo entrati in una piccola cappella nascosta dietro il transetto sinistro della chiesa. Qui riposano Marco Antonio e Girolamo della Torre. L'opera fu realizzata da parte del figlio di Marco Antonio della Torre intorno al 1510 e fu affidata allo scultore Andrea Riccio, artista padovano. Notiamo in questo sarcofago anche il simbolo, la torre. L'opera è di gusto rinascimentale, è scolpita finemente, anche se purtroppo le parti originali in bronzo, costituite da quelle lastre di cui vedete questa superiore, che rappresenta un rito funebre, sono oggi delle copie in galvanoplastica, perché gli originali bronzei furono sottratti dai francesi alla fine del Settecento e oggi si trovano al Louvre. Altri frammenti d'affresco riguardanti la vita e gli episodi del miracolo di San Francesco sono rappresentati lungo il lato destro, nei pressi del presbiterio. La vestizione di San Francesco si trova in particolare nella parte superiore, la Cappella Alighieri. La Cappella Alighieri, che vedete alle mie spalle, fu costruita a metà del Cinquecento sul modello dell'Arco dei Gavi. La struttura, infatti, ricorda proprio questo monumento romano. All'interno sono stati seppelliti i corpi di Ludovico Alighieri e di Pietro Alighieri, gli ultimi discendenti di Dante. Scendendo lungo la navata, avvicinandosi progressivamente all'ingresso della chiesa, troviamo, nei pressi del presbiterio, l'altare dei fabbri e dei falegnami, che fu commissionato dal capo della corporazione di allora, Girolamo Pontara. La commissione della pala d'altare fu affidata ad Alessandro Turchi, detto l'Orbetto, e l'artista la realizzò probabilmente poco prima di partire per Roma. L'opera è di particolare interesse artistico proprio per l'originalità con la quale il pittore organizzò l'adorazione dei pastori. La scena è aperta da due personaggi rappresentati di spalle che indicano la scena rappresentata. Abbiamo di fronte a noi le figure di San Giovanni, della Madonna, la figura centrale del bambino benedicente, ma emerge nel gruppo anche la presenza di San Girolamo, rappresentato nudo con un drappo rosso e in atteggiamento di preghiera. La presenza di questo santo non sarebbe normalmente giustificabile, se non che il committente dell'opera si chiamava proprio Girolamo Pontara. Dietro di loro gravitano, ruotando intorno ai personaggi principali, altri pastori e alcune figure di santi e altre figure di angeli. Il tutto è incorniciato da una struttura architettonica, un rudere, e sullo sfondo a sinistra un paesaggio in lontananza. È di particolare interesse nella pittura dell'Orbetto è l'accostamento di colori molto brillanti e complementari tra di loro. Notiamo ad esempio l'accostamento del drappo verde intorno alla spalla sinistra del personaggio in primo piano e il rosso del suo compagno accanto, ma anche il rosso molto brillante della veste di San Girolamo. La Cappella Banda venne ceduta negli anni 30 del Seicento alla Confraternita della Madonna della Vergine, quindi viene definita oggi Cappella della Madonna. Si trova in uno spazio a sé stante vicino alla Cappella dei Falegnami. All'interno di questa cappella l'opera più interessante, più degna di nota, è senza dubbio quella di Antonio Giarola, realizzata all'indomani della Grande Peste del 1630 e raffigurante l'allegoria di Verona, questa donna che sta supplicando la Trinità e la Vergine guardando in alto e vestita appunto con una veste gialla e un manto blu, i due colori araldici della città. La supplica riguarda il gruppo di persone che sono riverse per terra,
quindi i cadaveri che sono morti in seguito alla peste. E la richiesta è quella, nei confronti della Trinità, di fermare la terribile epidemia. In alto notiamo la rappresentazione della Vergine che intercede per Verona presso la Trinità e che cerca di fermare l'ira divina. Sullo sfondo di questa rappresentazione uno scorcio di Verona. Si notano in fondo le colline e in un secondo piano invece il ponte navi, perché questo era il punto di raccolta. Si facevano salire le persone malate su un'imbarcazione e venivano portati al lazzaretto di Porto San Pancrazio. Ci spostiamo ora nella Cappella Brenzoni, di fronte alla Cappella della Madonna, nella quale troveremo l'interessante tomba di Barnaba da Morano, un giurista vissuto all'epoca dei Signori della Scala, ma che visse anche il passaggio politico e amministrativo al periodo visconteo e successivamente quello veneziano. Era particolarmente devoto a San Francesco e quindi donò a questa chiesa un pulpito e poi nel 1411, nel momento della sua morte, si fece seppellire. L'opera fu realizzata da un artista da lui stesso chiamato Antonio da Mestre, che realizzò questa grande tomba con un grande archivolto a coronamento, la raffigurazione di Barnaba vestito con il saio, quindi come un francescano, alla sommità della tomba, e al posto dei cuscini, per ricordare la sua posizione di uomo politico di grande prestigio e di grande levatura, la sua testa posa su dei libri. Al centro della rappresentazione, entro una bella conchiglia, la Madonna e il bambino accolgono Barnaba da Morano, che viene presentato da San Francesco. Barnaba è rappresentato inginocchiato in dimensioni molto minori rispetto alla figura dei santi, mentre sulla destra ad accompagnare l'avvenimento è Sant'Antonio Abate. In basso, lungo le mensole di sostegno della struttura, compaiono i due stemmi della famiglia da Morano e anche la scritta che ricorda appunto la dedicazione di questo signore, De Morano de Mutina. Era infatti originario di Modena. Accanto alla Cappella Brenzoni si trova l'altro monumento commissionato, fatto costruire e finanziato da Barnaba da Morano. Si tratta del pulpito, realizzato nel 1396 dallo stesso scultore che realizzò successivamente anche la sua tomba, Antonio da Mestre appunto. L'opera è originale, con una cuspide gotica in legno, legno policromo, mentre purtroppo l'unica parte aggiunta nel corso del Cinquecento è questo catino che ha allargato la struttura appunto del pulpito. È andata questa struttura a rovinare parzialmente gli affreschi realizzati da Martino da Verona, che comunque rimangono particolarmente vivaci e rappresentativi della pittura della fine del Trecento, del primo Quattrocento veronese, in un periodo tardo-gotico che darà le sue origini al cosiddetto gotico internazionale. Le raffigurazioni laterali sono quelle di alcuni profeti entro quadrilobi, mentre intorno al pulpito vero e proprio notiamo figure di dottori della Chiesa intenti a scrivere seduti su scranni. Di particolare curiosità e interesse, Martino da Verona rappresenta alcuni di essi in vari diversi atteggiamenti. Questo, ad esempio, sta soffiando sul suo pennino, mentre quello posizionato nella parte superiore, ben identificabile in San Girolamo, è assorto nella sua meditazione con una mano sul volto. Accanto al pulpito di Barnaba da Morano è collocato un affresco staccato raffigurante due gruppi di angeli.
È un'opera molto importante che ci introduce Verona in particolare, a quello stile sviluppato nella prima metà del 400 che viene definito gotico internazionale. L'opera accertata di Stefano di Giovanni, noto un tempo come Stefano da Verona. La caratteristica del gotico internazionale ben si individua in questi bellissimi angeli che stanno cantando le inni a Dio. Sono figure molto eleganti, allungate, con vesti falcate, piedi molto allungati e soprattutto molto interessante l'apertura delle ali di questi angeli, che ne fanno veramente delle rappresentazioni quasi evanescenti. Al centro della rappresentazione si trovava originariamente una Natività, che ora è purtroppo scomparsa. Dopo aver osservato la lunetta in controfacciata, nella quale è rappresentata una bella crocifissione di Turone, la seconda metà del 300, ci spostiamo ora con lo sguardo alla cappella o mausoleo Brenzoni, commissionato da Niccolò Rangoni di Brenzone come monumento funebre. Siamo negli anni 20 del 400 e qui vengono a collaborare due artisti diversi, un artista fiorentino, Nanni di Bartolo, detto il Rosso, e l'importante, forse il più importante, famoso pittore del gotico internazionale, che fu Pisanello. Negli anni 20, quindi siamo tra il 23 e il 24, la prima parte dell'opera realizzata è proprio quella scultorea dei Nanni di Bartolo, nella quale si mescolano insieme la tradizione gotica e i primi sentori del Rinascimento veronese. E ci troviamo davanti ad un'opera nella quale si apre una tenda da campo spostata da due puttini, da due piccoli angioletti, e incorniciata da altre due figure molto eleganti di angeli cerofori, cioè che sostengono dei ceri, e all'interno troviamo la figura di Cristo risorto e intorno ad essa la presenza di soldati assopiti. Se noi saliamo con lo sguardo verso l'alto, vediamo invece la rappresentazione del profeta Isaia. In seguito all'intervento di Nanni di Bartolo, Pisanello realizza la parte affrescata del complesso. Nell'incorniciatura realizza l'Annunciazione, interpretandola però come una rappresentazione dell'epoca tardo-gotica, appunto. Infatti, nella parte di destra notiamo una Madonna rappresentata in un interno molto elegante e nella parte invece di sinistra un elegantissimo angelo annunciante. I suoi capelli sono ancora svolazzanti e le sue ali si stagliano sul profilo della collina. Purtroppo il paesaggio sullo sfondo è andato completamente perduto, è caduto, così come l'originaria cromia che doveva essere particolarmente brillante. Saliamo un po' con lo sguardo e notiamo come Pisanello abbia concluso la rappresentazione inglobandola all'interno di una strana, curiosa struttura architettonica, una sorta di verziere, nelle quali inserisce non solo la rappresentazione scultorea del profeta Isaia, ma anche due bellissimi volti dell'arcangelo Raffaele e dell'arcangelo Michele, il tutto coronato da una tappezzeria di colore rosso. Non solo quest'opera lasciò Pisanello a Verona, ma anche un ulteriore affresco realizzato molto più tardi all'interno della chiesa di Santa Anastasia, San Giorgio e la Principessa.